pane, pane. Oggi, visto che siamo costretti a stare a casa, voglio regalarvi una videoricetta molto semplice con la farina integrale. Andiamo a fare un pane con una lievitazione anche breve, non è un pane con lunghe lievitazioni, è fuori dai canoni soliti miei delle lunghe lievitazioni. Quindi andiamo a fare proprio una ricetta veloce con la farina integrale, che potete comunque acquistare sempre dal mio sito www.emanueledellapizza.it, e il fornetto Versilia. Il fornetto Versilia non è altro che una pentola in alluminio dove ci si può cuocere dolci e anche pane, però al posto di utilizzare appunto il forno elettrico andiamo a utilizzare i fornelli della cucina da gas, insomma. Spero che questa videoricetta vi piace e proprio ve la dedico perché in questo momento anche chi magari non ha mai utilizzato la farina, che non ha mai impastato, può provare a fare il pane in casa. Vi invito sempre a iscrivervi intanto al mio canale YouTube attivando la campanellina, alle mie pagine sia Facebook che Instagram, mauro.pizza. Buona videoricetta, ciao! Allora, abbiamo già messo il lievito di birra secco insieme alla farina integrale, miscegliamo bene e ossigeniamo la farina con un cucchiaio naturalmente. Dopodiché andiamo a mettere praticamente tre quarti dell'acqua, quasi la totalità dell'acqua, ne lasciamo proprio un pochino per il sale successivamente. Miscegliamo bene bene, vedete che con la farina integrale l'acqua si assorbirà subito. Proprio un paio di giri e adesso andiamo a inserire il sale e la restante acqua. E continuiamo a miscelare finché non si sarà tutta l'acqua non si sarà assorbita. Come vedete è un'operazione che ci vogliono proprio un paio di minuti, non di più. Oh, vedete come l'acqua si è assorbita bene alla farina. Adesso, una volta arrivati a questa operazione qua, lasciamo mezz'oretta, tre quarti d'ora l'impasto a riposare. Dopodiché lo copriamo con pellicola, dopodiché andiamo a darci una serie di pieghe, un paio di giri di pieghe. Lo rimettiamo nel contenitore di prima, richiudiamo con pellicola e aspettiamo che l'impasto triplichi. Ecco qua l'impasto triplicato, come avete visto. E questo è il famoso fornetto Versilia da 26, io l'ho usato da 26. Dovete ungerlo con un po' di olio oppure con un po' di burro, in tutte le sue parti, mi raccomando, perché poi se no staccarlo sarà un po' complicato. Dovete formare con l'impasto 5 palline della stessa dimensione e dovete adagiarle sul fornetto Versilia, distanziate l'una dall'altra. Eccole qua, e adesso richiudete il fornetto con il tappo e aspettate che l'impasto triplichi di nuovo. E voilà, l'impasto triplicato. Adesso andiamo ad accendere i fuochi per cucinarlo. Io ho scelto il fornello di media dimensione e l'ho acceso al massimo. Va messa la placchetta sotto in dotazione con il fornetto. E dopo andiamo ad applicarci il fornetto Versilia. Diamo per 5 minuti al massimo della fiamma e dopodiché lo mettiamo al minimo per circa un'oretta. Poi sta in base anche alla dimensione del forno. E signore e signori, ecco qua il pane cotto alla perfezione. Non sto scherzando, veramente croccante e di una bontà unica. Ecco
Con un coltello aiutatevi a levarlo dal fornetto perché probabilmente con qualche parte si potrebbe anche attaccare e dopodiché lo adagiate nella griglia. Eccolo qua, veramente uno spettacolo. Guardate anche l'interno, com'è bello, bello arioso, croccante, veramente un buon pane. Ciao, alla prossima ragazzi!